Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, sono Daniele e oggi ti voglio parlare del risparmio e come iniziare a risparmiare immediatamente facendo 5 semplici passi. Risparmiare ti aiuterà ad avere una maggiore libertà domani, poter investire soldi e trovare la libertà finanziaria. Prima di tutto però metti like al video, iscriviti al canale se trovi le mie informazioni utili e noi ci vediamo immediatamente per le informazioni di oggi. Se non mi conosci, il mio nome è Daniele, parlo in questo canale di finanza personale, crescita personale e dropshipping. Più o meno tutta la sfera che riguarda i soldi e come farli e gestirli. Oggi voglio appunto parlarti di risparmio, perché è utile, come bisogna iniziare e cosa bisogna fare esattamente per iniziare a costruire il proprio capitale. Il risparmio è molto importante perché ci permette di crearci una sicurezza alle spalle e di poter utilizzare quei soldi poi per investirli domani in cose che ci possono generare altri soldi e così via. Ho letto un articolo recentemente che mi ha abbastanza colpito e mi ha fatto riflettere. Le persone che hanno mediamente uno stipendio di 1500 euro al mese hanno più o meno gli stessi risparmi mediamente delle persone che ne guadagnano 5000. Ora, è ovvio che c'è una differenza di quasi 4 volte di stipendio, quindi com'è possibile che le persone che guadagnano molto meno hanno gli stessi risparmi in media di quelli che guadagnano molto di più? Questo è possibile che c'è una cultura finanziaria, una cultura del risparmio sbagliata a monte. Ora, come possiamo iniziare a risparmiare? Io ho stilato 5 punti fondamentali e li ho messi qui. Il primo punto è analizzare. Quello che dobbiamo fare è dobbiamo andare ad analizzare le nostre entrate e le nostre uscite. Cosa significa? Significa che ogni mese devi capire quanto ti costa per il tuo stile di vita vivere, quanti soldi hai bisogno ogni mese e quanti te ne entrano. Ci possono essere 3 situazioni. La prima situazione è quella ideale, diciamo, che è quella dove ti entra una cifra e spendi meno di quella cifra per vivere la tua vita dall'A alla Z, e la differenza tra queste due cifre la puoi risparmiare. Questa sarebbe la situazione ideale, la situazione in cui tutti dovremmo trovarci. La seconda situazione è un po' peggio, è quella di una cifra che ti entra e la stessa cifra ti esce, quindi risparmierai 0. Guadagni 1000 e spendi 1000 ogni mese, non avrai risparmiato nessun euro e questa situazione ti darà sempre con l'acqua alla gola. La terza situazione, che è la peggiore di tutti ed è più comune di quanto si possa pensare, te lo assicuro, è quella dove guadagni una cifra e spendi più della cifra che guadagni ogni mese. Quindi ti entrano 1000 e ne spendi 1100, ne spendi 1200. Questo è comunissimo. Ho conosciuto tantissima gente che vive sotto questa condizione e questo è possibile a causa dei debiti, dei prestiti, delle carte di credito e tutte queste situazioni in cui ti entri in una spirale in cui diventa quasi impossibile uscirne, perché se guadagni 1000 e ne spendi 1200 vuol dire che stai usando la carta di credito, stai facendo dei prestiti, stai chiedendo denaro ad amici o familiari e sarai perennemente in debito di soldi e non riuscirai mai a risparmiare. Dopo che avrai analizzato le tue entrate e le tue uscite e ti categorizzi in una di queste situazioni, possiamo andare a vedere il punto 2, che è l'essere onesti. Con essere onesti intendo essere onesti con noi stessi, non con chi ci sta attorno, anche se anche quella non è una brutta idea, bisogna sempre essere onesti, e bisogna sistemare il proprio mindset. Mindset significa il nostro stato mentale, significa come noi pensiamo, come la nostra mente agisce su un determinato argomento. Questo significa niente con le scuse. Molte volte noi siamo portati a trovare delle scuse per comprare cose che in realtà non ci servono. Le scuse sono più che altro con noi stessi. Se noi vediamo un nuovo cellulare, magari cominciamo a pensare che il mio cellulare un po' si blocca, il mio cellulare va un po' lento, la batteria si è scaricata un po' velocemente, sistemarla non mi conviene, non mi conviene un altro cellulare, e invece di sistemare quello che abbiamo, invece di tenerci quello che abbiamo e farlo durare un po' di più, lo andiamo a cambiare. Questo si riflette in ogni parte della nostra vita. La nostra mente fa così
continuamente perché ha bisogno di una giustificazione per delle mie certe azioni, perché sappiamo che sono sbagliate e che non ci portano nulla di produttivo, ma la nostra mente cerca una scusa per spendere quei soldi. Questa è la prima cosa che bisogna sistemare. Se non sei onesto con te stesso, non riuscirai mai a risparmiare e a sistemare quest'area della tua vita. Quindi cosa possiamo fare? Quando devi comprare qualcosa, hai un impulso di acquisto, sei al centro commerciale, sei in giro per negozi e vedi qualcosa da acquistare o anche su internet stesso, fermati 10 minuti, respira, comincia a pensare: ma mi serve davvero questa cosa, questo oggetto? Come cambierà la mia vita domani quando l'ho acquistato? Quante volte lo utilizzerò? Lo utilizzerò tutte le settimane? Lo utilizzerò tutti i giorni? Se la risposta è negativa, sicuramente non ti serve. Se riconosci che non ti serve, non lo acquisti. Però bisogna importante fermarsi e aspettare 10-15 minuti prima di acquistare. Perché? Perché l'impulso di acquisto è una cosa che scatta immediatamente. Una volta che acquisti, poi magari non fai reso, non lo torni indietro perché sei pigro, perché ovviamente ormai vuole giustificare quell'acquisto. Però se ti fermi un attimo e dai alla tua mente il tempo di ragionare lucidamente e far passare quell'impulso, riconoscerai sicuramente che quell'articolo non ti servirà e risparmierai denaro. Il terzo punto è lifestyle. Cosa significa? Significa che se lavori e guadagni come una persona normale 1300-1400 euro al mese o quelli che siano, non puoi andartene nei luoghi più chic, non ti puoi fare una vacanza di 3.000 euro, non puoi andare al ristorante 3 volte a settimana, non puoi comprarti la macchina a 30.000 euro, non lo puoi fare. Tu mi dirai: vabbè, ma io risparmio, me ne vado a fare una vacanza di 3.000 euro. No, se guadagni 1.000 euro al mese non te lo puoi permettere, nemmeno se risparmi. No, se non spendi in alto non ti puoi permettere di andare al ristorante 3 volte al mese. C'è una sostanziale differenza tra farlo ugualmente e potersi permettere, perché ci sono anche persone che si fanno i prestiti per farsi la vacanza. No, se non te la puoi pagare, non te la puoi permettere, stai a casa, risparmi e cerchi di costruirti un futuro migliore per domani, così quando avrai il quadruplo di quei soldi che hai al momento, sì che te la potrai permettere. È una cosa, una sottigliezza che molti non comprendono, perché poi rispondono: che faccio? Non me la godo la vita, che faccio? Non risparmio, lavoro. Sì, hai ragione, lavori anche per questo, lavori per partire, lavori per passarti i piaceri, però così lavorerai tutta la vita. Cioè, fermati un attimo e comincia a pensare: voglio lavorare per passarmi gratificazioni istantanee, piaceri a breve termine, o voglio una gratificazione a lungo termine? Cioè, lavoro oggi per avere un futuro migliore domani e poter lavorare di meno o avere più opzioni di scelta, perché quando hai un conto in banca di 500 euro e non riesci a risparmiare, non hai molte opzioni di scelta. La vacanza sì, te la puoi fare, ti fai un prestito e ti indebiti ancora di più, e se ti prendi quei 1000 euro che hai di lato e invece di tenerli come capitale di emergenza ti puoi fare la vacanza e poi torni e non hai nemmeno un euro e ricominci da capo, e così la ruota continua e continuerà tutta la vita, come fanno la maggior parte delle persone. Se no, ti fermi un attimo e pensi: mi serve davvero? Se la risposta è negativa, aspetti, risparmi e abbassi il tuo lifestyle, perché una volta che abbassi il tuo lifestyle, passi da 3 volte a settimana al ristorante a una volta, dalla vacanza di 3.000 euro alla gita da 300 euro, i soldi cominceranno a accumularsi, li potrai investire con un ritorno annuo e avrai sempre più soldi ogni anno. Quindi è importante abbassare il lifestyle. Quarto importantissimo punto: dopo che avrai fatto quei tre punti, quello che devi fare è capire un concetto molto molto semplice quanto complesso, perché nessuno lo capisce, o meglio molti pochi. I soldi sono uno strumento. Che significa? Significa che i soldi non sono solo una cosa per avere del bene, della gratificazione istantanea. I soldi sono uno strumento che puoi scegliere di utilizzare in diversi modi. Puoi scegliere di utilizzare i soldi per fare spendi e spandi, per fare la bella vita, che poi non è bella vita perché è illusione fino a quando non hai libertà finanziaria.
oppure puoi scegliere di usare quei soldi per barattarli per altri soldi. Facciamo un esempio, mettiamo che oggi ti ritrovi con 100 euro in più. Cosa fai? Cosa puoi fare con questi 100 euro? Puoi andare al negozio, il primo istinto sarebbe andare al negozio e comprarsi subito qualcosa. Dei vestiti nuovi, un profumo nuovo, soldi non ce n'è più. No, un altro quello che puoi fare è prendere questi 100 euro, metterli in banca, metterli in uno strumento finanziario che ti porta un ritorno a investimento, avere quei soldi che ti generano già altri soldi, quei 100 euro ti porteranno 6 euro l'anno del tuo investimento. Dici, cosa sono? Non sono niente, ma quando fai 100 euro oggi, 100 euro domani, si cominciano ad accumulare. Una volta che avrai il tuo patrimonio, puoi investire quei soldi su altri strumenti finanziari o su delle attività, sui business, e poterti cominciare a creare delle rendite. Quindi quei 100 euro, invece di scambiarli per un paio di pantaloni, invece di scambiarli per un paio di scarpe, li hai scambiati per altri soldi. Questo è molto molto importante per dire questo concetto. Oppure puoi prendere quei 100 euro e iscriverti a un corso e arricchire le tue competenze. E andiamo al punto 5. Perché? Dici, cosa c'entrano le competenze con il risparmio? C'entrano perché ci sono delle situazioni in cui obiettivamente non puoi risparmiare. Dobbiamo essere realisti. Quindi cosa puoi fare? Puoi accrescere le tue competenze. Perché? Perché accrescendo le tue competenze puoi generare altro denaro. Quindi quando siamo a un punto basso in cui non possiamo materialmente risparmiare, possiamo andare a, anzi dobbiamo andare a crescere il nostro reddito, perché se non possiamo risparmiare significa che stiamo guadagnando troppo poco o spendendo troppo. Se non stiamo spendendo troppo perché siamo già al limite, con l'acqua alla gola, vuol dire che stiamo guadagnando troppo poco. Quindi quello che possiamo fare è accrescere le nostre competenze, iscriversi a dei corsi professionali, iscriversi a dei corsi di inglese, dei corsi formativi, comprare dei libri, comprare libri di business, comprare libri tecnici, qualsiasi cosa. Trova un'area della tua vita in cui puoi essere bravo o che pensi che puoi sfruttare in modo vantaggioso, cresci le tue competenze in quell'area e usa quelle competenze per generare altro denaro. Fai consulenza, scrivi un libro, un ebook, scrivi un corso, fai un video corso, puoi fare tante cose anche partendo da zero. Però qualcosa devi offrire al mercato, perché se non hai niente da offrire al mercato, non, il mercato non ti dà nulla. Quindi puoi offrire al mercato o soldi, se hai risparmi, o competenze. Uno di queste due cose. Non c'è tanto altro da offrire. Bene ragazzi, spero che i miei 5 consigli per risparmiare vi siano stati d'aiuto. Spero che inizierete a riflettere su questi argomenti, inizierete a risparmiare da oggi stesso, perché ricordati che risparmiare è come la dieta, non si inizia lunedì, si inizia oggi. Se hai l'impulso, fermati 10-15 minuti, rifletti, vedi se ti servirà davvero e cerca di non comprare mai. Se puoi risparmiare, risparmia sempre, perché i soldi sono uno strumento e ti servono per generare altri soldi. Quando i tuoi soldi ti generano altri soldi, potrai permetterti un lifestyle superiore utilizzando i soldi che guadagni degli altri soldi. Scusate il giro di parole. Ricordati di iscriverti al canale e ti aspetto al prossimo video. Grazie per avermi seguito. Ciao!